Ci siamo come ogni mercoledì, pronti per la rubrica delle tappinate della Zagoncittina, tappinate morbidissime ma soprattutto in doppia razione, perché questa settimana sabato abbiamo vinto con l'Akragas, ieri abbiamo vinto con la Rende, allora chissà... Pronto? La tappina intelligente. Cos'è la tappina intelligente? Sta ballando! Questa è la tappina intelligente! Pronto? Zagoncittina, mi sente? Siamo in onda! Ma cos'è? Lo so come voi! La pippina! Ah! Signor Convote! Cos'è sta tappippina? Vabbè, come buongiorno! Uscite? Cocco e Renate! Cocchi e Renato, sì! Sì, la tappina intelligente, comunque. Sì! Sei punti, mi chiamo! Sei punti in due partite! Come a figlio Betto! Come a suo figlio Alberto, in che senso? Tu quando era amico! Quando era piccolo? Che ti rubò la bicicletta a San Domini con una scaluna! È caduto dalla bici! Sì, l'hanno buttato all'ospedale! Suo figlio Betto all'ospedale! Lui c'era a Piazzetta Lucatello, a Marina! Ma questi non sono punti di sutura, però! Comunque è contenta, tutte partite è bella, chi si dà con la ragazza, chi sta correndo con la Rende, sono preoccupato, puntavo a lei, ho detto, ma si mette poi la matrice, si piglia una punta, signor Convote mio, cosa mi prendo io? Matrice, che sta malo tempo, che c'era provinciale, mica pioggia, ci volevi il canotto per arrivare allo stadio, ma aspettava solo quando fecero l'inquadratura attitudine, che si vedeva chi su un mondo, dai, io mascara. Quello con la maschera, chi? No, non ricordo, ma scalato questo nero, dai, che baffe. Zorro, c'era Zorro. Comunque, vincemo. Ecco una pennappe che sta di Pasqua. Sì, questo è un modo di dire tipico trapanese, va bene, dai. Quando fu con la ragazza, vincemo un po' stitici. Stitici. Ma rimbottando la fare pulla. Certo. Sì, tu poi... Che squadra che sta a giocare uno, non è che ce ne esce buono. Vabbè, dai, abbiamo vinto 1-0. Tu poi alla ragazze. La ragazze. Ti pare che niente, eravamo sazi. Eravamo sazi? Sì, infatti avevano i stuiaucchi pronte. E che so si stuiaucchi? No, non sapevi che so stuiaucchi. Quando uno? Ma sì, mia, come si dice italiano, perché uno mangia, si deve pulizzare il musso, si deve asciugare il musso. Una salviettina. Stesso, stuiaucchi, stesso. Stuiaucchi, vabbè. Certo, però pure chi si riserce, verranno orari che fanno le 2:30 le mattine. Non me lo dica. Ci pare che sono tutte disoccupate. Giusto. Che ne lavagliano, ma comunque, la malo tempo pure chi c'era. Ma. Fatto sta, che fecimo pokerro con un rende. Che abbiamo fatto pokerro, e che è sto? No, lo sapevo, un pokerro, ma semi, non ti bla. Chi ha la briscola americana, da? La briscola americana. Chi una quattro carte palazzi vince? Quattro carte? Il poker! Che questo è? Ecco, un poker d'asse. Che può quattro gol! Quattro. E rendici, se ne è tornato cacofagina. Come si dice in questi casi, a buon rendere. Venga. Vabbè, dai. Poi mi piace io che signore, da Gatto Silvestro. Chi è sto Gatto Silvestro? Tommaso Silvestri. Per te, io gli ho segnato con la ragazza di testa e qui c'è di testa con rendice. Di testa a palombella, bellissimo. E allora segnalo pure Evacue Murano. E Lito Fazio. Sì, di prepotenza. Ma che buone, poco ci varia i chignati. Facciamo, come ci fanno la lezione di domenica? La lezione di domenica? Sì, c'ho la vice lezione, lei, c'ho lezione. La lezione, quale lezione? Non capisco. Comunque, no, c'è mia. Andiamo a trovare un principe della Sicilia. Il principe della Sicilia? Sì, mia, ma quello è comando. La lezione del principe. Ma mi sono venuti in mucca, mi scorda a parola, come si dice? Non lo so. Ma non si chiama... Le lezioni! Vabbè, lo stesso! Che c'entra? Mi scusi. Che Maria è calabrese. Maria, che si comunicano che in Sicilia quando ci sono stia lezioni della pigliamo comoda. Sì. Le italiane sono con i ricci, no. E invece i non hanno caputo niente. Ecco. Certo. Glielo dica lei, Zagoncittina. Sì, siamo tranquille, tranquillese. Certo. Sì. Uno dice, che si fa? Se vuota domenica, scelto, poi è stanco, sì. Di votare,
e uno si va a cucca. Si va a riposare. Certo, poi la mattina si suce, si va a pigliare una bella brocia che granita, un sì. caffè. Poi va alla sedia. Sì, si siede bello comodo. No, si aspetta alla sedia, ma c'è meglio. Alla sedia che è sta sedia, scusami. Ma, dicemi, come si dice sedia in siciliano? Sedia in seggia. Maschile? Seggio. Seggio, certo, ma in italiano non è che si può dire vado al seggio, si dice vado alla sedia a lettonare. Ho capito. Ma se ora mi fa passare per ignorante, vanno a dire l'ascoltatore. No, 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 che c'entra, mia. Lei è ignorante, no, assolutamente. Ho fatto che gioco, poi ti dice che andiamo a pigliare un comodo, che fanno le lezioni a tagliare i fogli, per andare in casa, sanno fare un pranzo. C'hanno un po' di poi lavoro, poi fanno una rumpuliatetta del pomeriggio, poi se c'è tempo, raciaraccio, un gelatetto, un caffè, un biscottaglione, e poi se c'è tempo, prima di sera Turino, chi hanno? Prima di mezzanotte finero. Certo, lo scrutino. Certo, come Cenerentola. A mezzanotte. Ti pare che siamo milanese, gnate, che travagliamo sempre pure le notti quando rompiamo, gnate. Ficimo le cose con gamma e ficimo lo spogliarelle con gamma. Chi è che ha fatto lo striptease? No, spogliarelle, ma che dici? Che basta satirizia, spogliarelle elettorale. Non puoi fare un lo spoglio. Ma che comunque, stiamo a mettere... cose, non hanno Trapani. Ecco, parliamo del Trapani. Ora cerchiamo di continuare e sabato io chiamo a te, un gas. Sì, andiamo in Basilicata. La lei però avesse di giorni chiuso. Perché? Certo. In che senso? Cosa ci pare perché io chiamo in casa dell'amico Sogna di ora Pidemo? A casa dell'amico mio? Chi è questo amico? Sì, perché sta venendo lei, sai? Io sono un amico lucano. Ma che me? Ma che dice? E chi è questo amico mio? Di sabato io chiamo in casa di chi tu che ci fa la radio cronaca per lei. La radio cronaca per me? Chi tu che guida l'aquilone, come si chiama? No, vabbè, ho capito. Sta parlando di Claudio Matera. Ehi tu, se non è tu che lui c'ha qua, se ci mette un nuovo cognome morito che poi fa tutto spaga, sei. Vabbè, e tu è? Lo salutasse comunque. Vabbè, glielo saluta Claudio Matera. Il signor Materico, certo. Matera, comunque, va bene. Voglio dire una cosa prima di chiudere. Che deve dire, sentiamo. Tra poco succede cannalata. Ai ai ai, tappini in arrivo. Succede cannalata che non siamo. Mi dite che un sabato nostro volevo tutti bene. Certo. E se ci diciamo un poco ripallori su vecchio quando i difetti, no? E per darci la stimolatitudine. Stimolatitudine, vabbè. Certo, con una di piccerini, quindi piccerini e figli si vanno bene, chi di mischini sono un po' attuppati, con bonnuri di coppo, uno c'è una che c'è una a suppostina. Certo, mi insegnate per tutte le nostre, sì. Quando figliano c'eravamo tappine. Ecco, meglio le tappine che le supposte, tappine sì. Tappine ecologiche. Ecologiche, in che senso? Certo, senza occhio di panna. Ma se no allisciano, giusto? Ah, fatta. Vabbè, e tappini poi... Massimo ci brucia un pochettino la etichetta, ma lasciano sempre l'insegnamento. Ecco, così si fa. Ah, saluto. Arrivederci. Nicola Meo, forza, 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 Giappone. Forza, 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 Giappone. Forza, 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 Giappone. Forza, Giappone. Forza, Giappone. Forza, Giappone. Mamma mia. Blu. Va bene, pure la tappina blu, d'accordo, va bene, sta Concettina, come sempre preziosa con queste lezioni a base di tappine, a volte sembra un po' severa, ma come ha detto lei, serve per dare la stimolatitudine, va bene, abbiamo inventato pure questa parola, però finché funziona meglio così. E allora, grazie alla Zia Concettina, ma soprattutto grazie al suo caro nipote Beppino che le sta dappresso, poi prende queste telefonate che mandiamo in onda alla radio, le propone anche su YouTube in una sorta di videoclip con tanto di sottotitoli. So che molta gente sta, pensate, imparando a parlare il trapanese verace grazie a queste nostre rubriche e telefonate radiofoniche. E allora andate su YouTube, mettete Zia Concettina studiate, che poi vi interrogherà prima o poi, non vi preoccupate. E noi con le tappinate della Zia Concettina torneremo puntualmente mercoledì prossimo, sperando che questa volta non siano dure come i sassi di Matera. Alla prossima! Avete ascoltato?
Cuore Granata Caffè. Cuore Granata Caffè, un programma curato e condotto in studio da Nicola Conforti. A tutti, grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima.